Via libera la spazzatura di Napoli, ma in minime quantità e per poco tempo. Questa è la discarica di Sant'Ammaro, nel Casertano. Ingoierà 300 tonnellate di frazione organica al giorno, altre 300 Savignano, in Irpinia. Così gli impianti di trattamento di Tufino, Giuliano e Caivano, fermi perché saturi, potranno ripartire. 200 tonnellate di immondizia nello stabilimento di Battipaglia. A Caserta però non potranno più finire le 450 tonnellate provenienti dalle isole del Golfo. Trattative in corso con alcune regioni italiane, con la Spagna e altri paesi europei. Tutto questo mentre a Napoli si contano 1500 tonnellate di rifiuti sui marciapiedi. Un piccolo spiraglio, il problema resta la necessità di allestire velocemente nuove discariche nel napoletano. A Terzigno il sindaco firma un'ordinanza: da stasera niente camion a Cavasari, per salvaguardare la salute dei cittadini esasperati dopo le nuove analisi sulla falda acquifera sempre più inquinata. Torna la tensione nella zona, ha aggredito l'autista di un autocompattatore, le sue condizioni comunque non sono gravi, bloccato anche un altro mezzo non lontano dalla discarica.